L'anno è il 2011, sei appena uscito da scuola, non vedi l'ora di mangiare un bel piatto di pasta davanti al tuo computer per vedere il video del tuo youtuber preferito. Sì, sto parlando proprio di me. Non vedi l'ora di vedere quel gameplay di MW3 giornaliero che ti farà svoltare la giornata e una volta finito di giocare tutto il giorno a Modern Warfare 3. E oggi siamo qui nel 2022, quando mancano solo praticamente 10 giorni ai miei 30 anni per giocare a MW3, come quando ne avevo 21. 19, in realtà erano 19. Bella ragazzi, e bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi, dopo il grande successo del video su IVAX o IWAX o IV4X o MV2 moddato, ho pensato, perché non fare lo stesso identico video ma su MV3? Infatti oggi siamo su Plutonium, che è la stessa identica cosa di IWAX ma su MV3, quindi MV3 moddato con i server. Vi fermo immediatamente, se avete bisogno di chiedermi ma come si installa sto gioco, c'è un amico fidato che si chiama Google, ditegli che vi ho mandato io. Gli chiedete qualsiasi cosa e lui vi risponde. Prima di iniziare, ovviamente, io pretendo che questo video arrivi a 150 milioni di like. E nei commenti scrivetemi per favore qual è il ricordo più bello che avete legato a questo videogame. Ne so, fatto la classe sesso con nani, ACR, G18 Akimbo, sono il cancro. Ma soprattutto sono il cancro perché ho questo titolo emblema. Oddio, Carbon! Sì che mi ricordo Carbon. Comunque fatemi sapere se volete altri giochi del genere, perché io sinceramente ne porterei anche una settimana di giochi vecchio. Tipo volevo rigiocare a Need for Speed vecchio. Tutti questi giochi, scrivetemi nei commenti un gioco vecchio di cui vorreste vedere un video, ovviamente non una serie di video ma un video, come ho fatto su PES 2008. Milizia africana è la nostra, sesso con nani, let's go. Sto con mouse e con la tastiera, raga, quindi non giudicate assolutamente la mia performance, che è la stessa cosa poi che chiedo ogni volta a Michelle. Vabbè, non giudicate la performance. Madonna, ma quanto ha laggato il tizio. Ma si potono aprire porte? No, te pare, sono dei disegni. Comunque io sto registrando, te prego, sì, questo video a Pasquetta, mentre voi state imbriachi. Lerci, zozzi, luridi, bastardi. Guarda questo coglione, wav. Sono la branda finale. Se c'è un giocatore fortissimo, quello è il Dreddone, che studia la situazione e se ne va indietro. No, ma dove stanno sti coglioni? No, sì, ma l'avete inculati. Avevo trovato la cosa bustante. Ma stanno tre, ma non ci credo. Appena sono entrato, si sono cagati addosso, hanno quittato. Non ci posso credere. Ma sono morto, eh. Questa è la base di ogni mio gameplay su COD. È arrivato tipo a 5, qua, a uno dalla ricompensa e morì. Raga, mi scrivete qual è stato il vostro youtuber. Mi ha cambiato squadra da solo. Mi ha ammazzato perché mi ha cambiato squadra da solo. Cioè, in questo momento ho zero. Vabbè, non ho parole, zio. Non ho parole. Non tengo palabras. Mi fate sapere qual è stato il vostro youtuber preferito dell'epoca. Non scrivete me, per favore, vi supplico. Non scrivete. Il Dreddone. No, ragazzi, nel senso, ce ne sarà stato qualcun altro. Personalmente penso di essermi visto il 98% dei video di Velox. Se non, tipo, che ne so, Vice Fab, capito? Sta gente. Questa gente è malata mentalmente. Che giocava MW3 come un pazzo. Perché eravamo tutti pazzi, bro. Guarda questo che volo ha fatto. Vabbè, sì, niente. Oddio, è morto. Nick Muro 06. Madonna, se t'ammazzo così, mi dovete dare dei soldi. Purtroppo era quella la scommessa. Comunque qua sono tumori, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Posso dire una cosa che io reputo molto più divertente un qualsiasi gioco di COD vecchio rispetto a un qualsiasi gioco di COD nuovo? Ma da dove ha sparato? La polizia può cazzo sparare. Ma è un 2v5? Ma sei matto? Ma come 2v5? Ma uno che cosa dovrebbe... Ah, il buon vecchio Call of Duty. Ah, 1 contro 5. Sì, non cambia niente. Il gioco è moddato? Non me ne frega un cazzo. Continuerò a non funzionare, bro. Vabbè, io direi di passare al prossimo game. Ok, vediamo un po' se questo secondo game ci regalerà delle emozioni più uniche che rare. Niente, sempre 3v3. No, però la gente sta entrata. Dai, let's go. Comunque... Oddio, ma che mappa è? Non me la ricordo. Ah, oddio, sì, me la ricordo. Io c'ho sto problema. Tante mappe. Cioè, comunque sono passati 10 anni, ok? Quindi per tante mappe io faccio molta fatica a capire di che mappa si tratta. Oh merda. Camo deciso. Ma da dove cazzo è andato questo? Ma come fa a vedermi? Comunque ripeto, bellissimi questi videogame. Ma secondo me quello che noi ci dimentichiamo sempre è che abbiamo bestemmiato veramente tanto mentre ci giocavamo. Ma veramente tantissimo. E questa cosa è una cosa che si sottovaluta sempre. Si chiama tipo... Frate, di morire. Nostalgia, ecco come si chiama, sì. Si chiama esattamente nostalgia. Che tutte le cose che hai vissuto nel passato, secondo il tuo cervello, sono più belle, no? Quando in realtà non è assolutamente vero. Se le ricordiamo, no? Le bestemmie su MV3, no? Cioè, se le ricordiamo. Cioè, ricordiamo che dicevamo che era il gioco più brutto del mondo, no? Cioè, è una cosa che è successa, ok? Non è che siamo matti.
godo. E almeno l'UAV, se arrivo all'UAV mi reputo soddisfatto, dai. Comunque giocare col mouse alla tastiera è una delle cose più scomode che io abbia mai visto e abbia mai provato in vita mia, zio. È veramente, veramente, veramente molto scomodo. Lì. Mannaggia la madonna. No, non puoi, 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 non puoi non morire. Eri tu, ti è scoppiata. No, vabbè, gli è scoppiata sui piedi, gli è scoppiata, fratello, prego. Cioè, nel senso, muori. Fai qualcosa, fai qualcosa, fai qualcosa. Devi morire. Uno morto. Ce n'è anche un altro? Davvero? Beh, uscirà. Non può andare da nessun'altra parte da lì. Quindi in realtà, ah, raga, siamo quattro. Potremmo quasi pusciarlo, eh. Credo che non possa andare da nessun'altra parte. Non sono convinto, non sono convinto. Dov'è questa persona? Non farebbe schifo uno WAV ora? A nostro, non vostro. Però non capisco niente. Mi sento in ansia come se stessi a 23 di fila. Non fate due. Sai che vuol dire due, no? Comunque quanto cazzo era bello quando la nostra unica preoccupazione era fare un bel gameplay su Call of Duty Modern Warfare 3, eh? Mentre adesso devo pagare le tasse, sì. Come ci siamo arrivati? Quando è stato il salto? Quando è successo il cambio da gioco MW3 a devo pagare le tasse, frate? Vedete che fate nella vita, per favore. Cioè, in che modo è cambiata la vostra vita da quando... No, figlio di puttana, giochino. Da quando giocavate MW3 ad adesso, no? Cioè... Cosa è successo? Qual è stato il cambiamento? Quando è successo il termacello? Quando siamo cresciuti? Sì, quanti erano? 195. Quando è successa questa? Io certe volte ci penso e dico wow, 11 anni. 11 anni ancora faccio queste plays. Assurdo. Pazzesco, che giocatore. 11 anni so tanti, raga. Cioè, è un decennio. Cioè, quando ero ragazzino, per me 10 anni fa, 10 anni prima, erano tipo boh, gli anni 90, capito? O 10 anni fa, era 2010. Quando è successo? Fermate il tempo. Che qualcuno fermi questo fottuto tempo. Che raga, pusha un attimo. Avanza un attimo. Guarda, stiamo giocando. Mo, non te dico bene. Ma uno l'ho ucciso. Potevo ammazzarne tre. Ne ho ammazzato uno. Bello con l'UAV. Importantissimo questo UAV, bro. Sono un coglione di dimensioni. C'è presente? Boh, Giove. Eccomi. Io so io. Mori. Comunque ACR non era un'arma. Era un cannone. Holy shit. Per questo mi piace. Across the piazza. Tecnicamente. Vabbè, non ha funzionato perfettamente, lo so perché c'era il cecchino cecchinante. Comunque, vi ripeto, secondo me, cioè, mi diverto molto di più nel morire centinaia di volte su questo videogame rispetto a morire centinaia di volte sui COD nuovi. Io questa cosa non me la riesco a spiegare minimamente. Ma fanculo tua madre. Cioè, mi diverto perché sono giochi a cui giocavo da ragazzino e quindi mi ricordo che anche io una volta sono stato un giovane bimbo. Guarda quello sulle macchine, le stava rubando palesemente. Che palle, volevo prendere una ricompensa. Monte, dico decente, però. Guardate, qua devo spingere un attimo, eh. Ma siamo morti perché troppe zone da guardare, troppe zone. Ma c'è sempre Aizenkyu, ma com'è possibile? Ma che cazzo. La persona più scarsa del videogioco dal 2011 ad adesso, proprio lui, Ghost Red. Pazzesco. Che ne devo giocare un gioco a cui ho giocato. Questo sta facendo i dropshot, ragazzi. I dropshot, sì. Ti rendi conto che fare dropshot non serve, no? Beh, ma questo è disabile, questo è disabile. Questo, quello era... Raga, Aizenkyu comunque ha ucciso solo me. Fatemi sapere qual è stato il vostro youtuber preferito. Qual è la bestemmia che avete tirato più volte dopo che vi hanno ucciso un secondo dopo essere spawnati. Ok. Una kill in più non la buttiamo. Due kill in più ne buttiamo. Tre kill in più non le buttiamo. Volevo fare due kill in più. Merda. Figlio di puttana, oddio, voglio spaccarmi la testa. Santo Dio. Con le claymore, sì, fermo. Stai fermo con le claymore. Tua madre deve pentirsi del macello che ha fatto. Che tua madre ha fatto un macello. Comunque li stiamo pushando come dei cazzo di conigli pushano le carote, sì, non è normale. Guarda, questo mi dice che c'ho i cheat adesso. Pure questo mi dice che c'ho i cheat. C'è una persona qui dentro. Ma... Oddio, ha droppato il party. Bene ragazzi, comunque questo gioco è molto divertente, meraviglioso. 110 di ping, comunque positivo. GG a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima, sia sul primo canale che sul secondo. Mi raccomanzio. Bene, sarà un piacere. Ciao. Forza Roma.